Nuova puntata di Pillole da fumetteria, oggi parliamo di The King of Balls, uscito in cofanetto contenente i due volumi, o i primi due volumi, ne parleremo dopo, edito da Manga Senpai, al prezzo di copertina di 13,80. Di cosa parla la storia? Vi dirò, so che può sembrare strano, ma più che un manga su palle, palloni e sport, è un manga di fisica e matematica. Cioè esplora il mondo della fisica e della matematica applicata alle palle. Effettivamente sarebbe stato meno figo chiamarlo il re della fisica applicata alle palle. Cioè, in King of Balls partiamo con una domanda semplice, che poi troverà una risposta non altrettanto semplice nella fine del secondo volume. Che cos'è la realtà? È tutto ciò che ci circonda, dalla più piccola molecola atomica alla più grande delle galassie. Nel manga si pensa che esista una precisa formula matematica per calcolare e modificare la realtà. Coloro i quali hanno uno straordinario talento per i numeri, per la fisica, e che provano a scrivere questo codice prendono il nome di cercatori. Il loro obiettivo è il controllo della realtà. In modo più semplicistico e molto meno poetico, il nostro protagonista ha subito un trauma, un lutto nel suo passato e vuole modificare questo evento. Il manga ci ricorda anche che per le leggi della fisica moderna è teoricamente possibile viaggiare avanti nel tempo. Calcoli complicatissimi, massa per velocità della luce. Ma non tornare indietro, quindi sì, ribadisco, è più un manga di fisica che un manga di sport. Ma non è male, questa cosa, anzi, nei due volumi, primi due volumi, veniamo in contatto con la fisica nel baseball, nella pallavolo, un accennino di fisica della boxe e non molto di più. Perché continuo a dire i primi due volumi anche se dovrebbe essere finito? Dovrebbe essere finito. Perché non è finito? Oddio, chiudono un mezzo discorso e si può leggere anche così. Ma proprio nel finale ne aprono uno ancora più grande. E proprio le ultime pagine ti fanno capire che, come minimo, ma come minimo, c'è materiale per altri due volumi. Quindi si conclude un discorso, sì, ma la storia non è finita. Riassumendo, si può leggere così? Sì, ma io un box di altri due volumi col finale lo voglio, eh. Ultima cosa che mi viene da dirvi è: i personaggi hanno dei superpoteri? No. Come li intendiamo noi? No. Ma la fisica è il loro superpotere. Esempio, il protagonista che vedete sempre con gli occhiali da sole, li tiene sempre perché appena li toglie vede formule matematiche applicate a tutto e il suo cervello va in sovraccarico di informazioni. Quindi, sni. Quindi consideriamolo un superpotere anche in vista di cosa potrebbe regalarci il continuo dell'opera. Vi faccio vedere qualche tavola. Questa cosa che mi aspettavo un manga di sport e invece mi è piaciuta. Anche per questo pillole da fumetteria è tutto e al prossimo video.